capitelli, madonnine, croci di vetta. Se pensiamo bene, i nostri sentieri sono ricchi di questi segni devozionali. Una pratica in disuso ormai, che invece era una sana consuetudine per la gente di montagna fino a qualche anno fa. La presenza di piccoli luoghi sacri lungo i sentieri, quindi croci, piccoli tabernacoli, appunto la Madonnina come vediamo adesso, sono sempre stati molto importanti perché rappresentavano un punto fiduciario, un luogo di raduno delle persone, ma erano anche l'occasione per tirare il fiato dopo tante fatiche lungo il sentiero. E allora, perché non ritornare alle vecchie tradizioni? Esiste una grotta spettacolare sulle alture di Faese di Vittorio Veneto, pronta ad accogliere un nuovo capitello, un luogo mistico che pare essere lì non a caso ad aspettare questo momento. Si trova ai piedi del Col Visentin, ad una quota di 900 metri. Lungo il sentiero 985 che da Fais sale a Forcella Zoppei si incontra questa magnifica grotta. È il Landro del Collon, un luogo ideale quindi per mettere una Madonnina, riscoprendo le antiche tradizioni e soprattutto cercando un po' di pace, che di questi tempi ce n'è proprio bisogno. Tutti in festa quindi il prossimo 11 settembre per la Santa Messa in grotta ed un brindisi in allegria, come ai vecchi tempi.